Abbiamo parlato degli errori da evitare, dei miti da sfatare per quanto riguarda il DJ set rock. Adesso in questo video vediamo come fare un buon DJ set rock. Sia che sia il tuo obiettivo diventare un DJ specificatamente per serate rock, oppure che tu sia un DJ di altri generi, però a volte ti capita una situazione dove è richiesto fare una serata di questo tipo, o perché interagisci con una band dal vivo, oppure per quelli che sono i gusti delle persone che ti chiamano a suonare, è bene avere gli elementi e gli strumenti per fare un'ottima serata anche di questo tipo. Le regole sono più o meno le stesse rispetto a una qualsiasi tipo di serata, ma ci sono alcune caratteristiche specifiche che riguardano il tipo di musica e i tipi di pubblici che si trovano in queste serate. Punto numero 1. Per fare un buon DJ set rock è bene focalizzarsi sul ritmo. Se ti trovi a suonare dopo un gruppo, è fondamentale far capire fin da subito che adesso arriva il momento del DJ. E può non essere così semplice, anche se magari sei posizionato sul palco e non dalla parte opposta. È importante dare ritmo fin da subito, perché appena finisce la band, chi erano lì per la band tende ad andarsene. Gli altri però devono rendersi conto che comincia la festa, o quantomeno continua la festa. E allora per questo sicuramente le prime due o tre tracce dovranno essere cambiate molto velocemente, perché bisogna in questo modo differenziarsi da quello che è un normalissimo CD di sottofondo. E attenzione, perché non è così semplice e immediato le persone si rendano conto che è arrivato il momento del DJ. Numero 2. Cerca di inserire i brani più ballabili che utilizzi anche in altri tipi di serate, se sei già un DJ. Ad esempio, in una qualsiasi festa, o all'ultimo dell'anno, mettiamo, ti capita di mettere, se non proprio delle rock, ma anche delle rock and roll, o brani magari anni 80 che hanno un sapore rock and roll. E queste ci stanno bene, anche in una roccoteca, per esempio, per creare un clima allegro. Se invece non hai ancora esperienza come DJ, prova a pensare a quei tipi di brani che senti ad una serata, tra virgolette, divertente. Ad una festa privata, ad un party più generalista. E selezionando questi tipi di brani, poi li puoi portare nella tua serata rock insieme ad altri brani più specificatamente rock, per creare comunque un set dinamico e divertente che possa far ballare le persone. Numero 3, come al solito il più importante, cerca di avere ben presente in testa fin dall'inizio dove vuoi arrivare. Se sei un rockettaro duro e puro, quindi vuoi andare a mettere dei classici o dei brani molto significativi, allora magari cerca all'inizio di conquistarti le persone, le fai ballare e poi dopo gli dai qualcosa di più specifico. Se sei un metallaro o magari uno che gli piace il punk, cerca all'inizio di mettere robe più conosciute per poi andare piano piano ad appesantire il passo, diciamo così. Se invece sei come me, che sei più un DJ da club, puoi comunque anche in una serata rock avere l'obiettivo di andare a finire con musica elettronica. Mi piace giocare sul filo di questo, perché c'è una linea di confine che non è così netta tra un certo tipo di musica da ambienti rock e un certo tipo di musica elettronica. Per esempio, i Depeche Mode tendono ad essere molto apprezzati anche da chi ascolta musica rock. Oppure ci possono star bene brani dei Chemical Brothers, dei Prodigy, degli Apollo 440, e di lì in poi prosegue su quella strada lì, dimenticandosi tra virgolette la musica più specificatamente rock e andando su una parte più elettronica che magari per te è più congeniale. Se hai altri suggerimenti per creare e impostare un set rock come si deve, scrivili pure qua nei commenti e continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook.